Tempi duri per i furbetti dei rifiuti, però per i furbetti dei rifiuti domestici, assessore Guarracino, da ottobre parte la tariffazione puntuale e tutti gli operatori della Devici avranno un microchip. Sì, allora, sostanzialmente da ottobre partirà una sperimentazione per la misurazione del rifiuto secco tramite dei sistemi informatizzati. Questo significa che i mastelli già consegnati agli utenti sono dotati di un microchip e questo dialogherà praticamente con un braccialetto che è dato in dotazione agli operatori della raccolta. Cosa ci consentirà di fare? Ci consentirà di misurare quanto secco verrà prodotto dagli utenti in funzione del numero delle esposizioni. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di incentivare la riduzione del rifiuto secco, che poi è il rifiuto che è costoso e dannoso per l'ambiente, e questo quindi incentiverà anche chi non faceva bene la differenziata a migliorare appunto le modalità di conferimento. E chi non espone il mastello, tra l'altro, finirà in una blacklist. Sì, perché questo ci consentirà di controllare in maniera puntuale ogni utenza in virtù appunto del numero delle esposizioni annue. Nel senso che noi ovviamente daremo un certo numero di esposizioni certe in funzione della tariffa. La tariffa quindi sarà ridotta già in partenza. Poi ovviamente se qualcuno dovesse avere esigenza di più esposizioni, in quel caso il tributo verrà conguagliato. È anche vero poi che qualcuno magari deciderà di non esporre per risparmiare, ma questo comporterà un'allerta, un aller, che farà finire quell'utenza in una E a blacklist. quel punto cosa A succederà? quel punto scatterà una verifica, al seguito della quale l'utente potrà dimostrare che non ha prodotto secco per qualche motivo specifico, oppure, come dire, verrà reso evidente il fatto che abbandonava rifiuti. In In quel caso multe? quel caso saranno ovviamente sanzionati e verranno, perseguiti come previsto dal regolamento. Quindi praticamente almeno un minimo di volte all'anno bisognerà esporre il mastello del secco Diciamo che la fuori. logica è quella, nel senso che se uno è residente a Cagliari, abita a Cagliari, mediamente qualche rifiuto lo produce. Poi è ovvio, ci possono essere casi particolari di persone che, pur residenti a Cagliari, poi non sono domiciliati, non risiedono, e quindi, ma in quei casi faremo le verifiche e controlli incrociati.